Nuova lettera mensile di Monsignor Reuzzi indirizzata ai giovani, con particolare riferimento alla festività di oggi, l'Epifania, una festa importante che permette di capire ancora meglio il Natale. La festa dell'Epifania è una festa molto importante per la vita di tutta la Chiesa, ma penso anche di tutta l'umanità, anche perché non dobbiamo dimenticare che è nata prima la festa dell'Epifania e poi è venuta la festa del Natale. Ma questo perché? Perché l'evento dell'Epifania ci fa capire ancora di più l'evento del Natale. Dio si è reso visibile e i magi sono coloro che danno testimonianza che nella vita possiamo cercare e se noi ci impegniamo nella ricerca incontriamo il Signore, incontriamo la presenza di Dio che adesso nella storia, anche oggi, è visibile. Ecco, dobbiamo davvero aiutare i nostri giovani a non aver paura di cercare, perché se nella vita con molta semplicità ci si impegna a cercare, non ci si ferma all'apparenza, a ciò che vediamo, ma andiamo oltre ciò che vediamo, io credo che noi potremo creare una nuova classe dirigente, una nuova generazione di giovani a cui il Papa ci richiama tante volte, che non si limitano a gestire ciò che già vediamo, ma a progettare il futuro con entusiasmo, con gioia. Un futuro per i giovani, reso possibile anche recuperando la connessione tra ricerca scientifica e vita di tutti i giorni, fondamentale in particolare in un periodo come questo per costruire il proprio futuro. Dobbiamo recuperare questo nuovo rapporto tra ricerca scientifica e vita quotidiana. Purtroppo si è creata una frattura fra la ricerca scientifica e la vita di ogni giorno, a cominciare quella dei giovani, e ciò ha portato anche a un disimpegno, a non considerare la ricerca insignificante oppure a guardarla ma con distacco, senza rendersi conto che senza la conoscenza non si può costruire il proprio futuro. E questa è la grande esperienza che noi vogliamo annunciare ai nostri giovani e naturalmente la Chiesa deve impegnarsi, dobbiamo impegnarsi di più a non lasciarli soli perché è chiaro che di fronte alla conoscenza ciascuno di noi poi è invitato ad assumersi le proprie responsabilità e ciò comporta una verifica permanente, possiamo dire quotidiana, delle nostre scelte perché di fronte alla realtà siamo chiamati tutti a decidersi se davvero vogliamo costruire un futuro migliore oppure vogliamo che la vita trascorra liberamente senza alcuna motivazione.